di Caserta. Ed ora con Enzo Ragone andiamo a Sarno alla scoperta dei tesori nascosti nel museo archeologico. Vediamo. Per capire l'importanza del museo archeologico di Sarno basta mostrare alcuni preziosi reperti custoditi nei depositi, come queste due straordinarie urne funerarie in vetro. Di rara bellezza e di pregevole manifattura, sono urne del primo secolo d.C. proveniente dal nord-est e sono state scoperte in una campagna di scafati. Sono ancora intatte perché conservate negli originali contenitori di bronzo. A breve dovrebbero far parte del percorso espositivo di questo museo che racconta dall'VIII secolo a.C. al Medioevo la ricca storia della Valle del Sarno. Noi dovremmo pensare al oggi come si pensava ieri. I materiali che noi vediamo sono il frutto di una commistione di culture che vengono dall'Africa, che vengono dal nord dell'Europa, che vengono dagli Etruschi, insomma, una ricchezza di materiali in cui tutte queste culture convivono serenamente. La tomba del cavaliere affrescata è un altro straordinario esempio di sepolture a cassa, tombe molto diffuse in Campania da Pestum a Capua tra il IV e il III secolo a.C. La scena dipinta raffigura il ritorno del guerriero accolto da una donna che gli porge una coppa. Un'altra preziosa tomba è questa che ricorda il mito di Dioniso e dei Delfini. È del II secolo a.C. ed è stata scoperta a Nuceria Alfaterna.